come la conoscenza delle forme dell'acqua può delineare nuove cognizioni sugli antichi sistemi di urbanizzazione e le varie trasformazioni. È proprio questo, il tema delle giornate gregoriane di quest'anno. Le giornate gregoriane sono il convegno scientifico che il Parco organizza ogni anno per affrontare con una ricca platea di ospiti internazionali ogni anno un tema diverso. Quest'anno si è scelto proprio di affrontare un argomento importantissimo nella storia urbanistica delle città antiche, che è quello del modo in cui la gestione della risorsa idrica condizioni la nascita stessa delle città e la loro organizzazione interna e le loro trasformazioni. Abbiamo scelto questo tema anche perché abbiamo avuto due importanti elementi in questi anni. Da una parte la scoperta dell'edificio termale nell'insula quarta del quartiere ellenistico romano e di un sistema di conservazione e gestione dell'acqua connesso con le terme molto sofisticato. Dall'altra perché è giunta a conclusione una importante ricerca che il parco ha commissionato e finanziato e che ha riguardato proprio lo studio dei sistemi idraulici della città antica, ricerca che verrà presentata proprio in questa occasione.